I carro attrezzi escono con il rimorchio vuoto e poi altri carri attrezzi sono entrati da poco nel Viale Monastir, Polizia Municipale, Veicoli Rimossi. Eccolo qual è il luogo nel quale finiscono tutte le vetture rimosse in città. Vediamo appunto l'attesa all'interno dei carro attrezzi con le auto che devono essere disimbrigliate e poi portate in questo o quello stallo in attesa dell'arrivo dei legittimi proprietari. Sono tante appunto le vetture presenti all'interno. Si è scatenata la polemica negli ultimi giorni legata soprattutto alla questione della pulizia delle strade. Numerosi cagliaritani che hanno rimediato la rimozione dell'auto e poi la conseguente multa per essersi dimenticati che proprio in quel giorno, o il terzo lunedì del mese o il secondo giovedì del mese, la macchina spacciatrice del comune di Cagliari passava proprio nella via dove avevano deciso di parcheggiare l'automobile. Le multe fioccano e sale la polemica. Questa è la situazione in un normale lunedì mattina. Sono entrati da poco ben 3 carri attrezzi con tanto di automobile a rimorchio e adesso toccherà ai proprietari farsi vivi al civico 56 del Viale Monastir per pagare la multa oltre 100 euro e poi poter rientrare in possesso della propria automobile.